Buonasera a tutte e tutti. Siamo al sesto incontro del ciclo dedicato alla competenza informativa del progetto Periferia Digitale, promosso dalla biblioteca Gianni Rodari, inaugurata sabato scorso a Borgo Santa Maria, che è un borgo di Pesaro, ecco, una frazione di Pesaro. La settimana scorsa finalmente ha inaugurato la nuova sede, c'è stato un trasferimento e quindi finalmente, con tutti i limiti del caso, con tutte le misure di sicurezza del caso, avremo anche a disposizione uno spazio proprio fisico dove poter organizzare anche attività di information literacy come questa. Quindi siamo al sesto incontro. Vi chiedo gentilmente di spegnere i microfoni, così evitiamo sovrapposizioni. E per qualsiasi cosa voi potete accendere il microfono perché siamo in pochi, ma insomma, se poi preferite, in realtà potete scrivere eventualmente nella chat e io di tanto in tanto do un'occhiata e provo eventualmente a rispondere alle vostre domande. L'incontro di oggi si intitola Come creare risorse educative aperte. Sostanzialmente è un corso davvero di base, fondamenti, elementi di base sul diritto d'autore e le regole per applicare eventualmente le licenze d'uso Creative Commons, che sono, come dire, un'opzione a disposizione di tutti noi. Gli incontri precedenti, naturalmente, abbiamo visto tante fonti, abbiamo visto come analizzarle, abbiamo visto dove trovarle, come valutarle. Adesso quello di oggi è un incontro dedicato anche alla valutazione delle fonti informative, però dal punto di vista, diciamo, ecco, del diritto d'autore. È un discorso di enorme, di livello mondiale. Come dire, è proprio una questione, direi, proprio una questione al centro di interessi economici, di interessi culturali, politici, sociali. Quindi quello della proprietà intellettuale è talmente grande come tema che voi non vi dovete aspettare da Tommaso Paiano, come dire, una illustrazione esaustiva della questione, men che meno in 90 minuti, naturalmente. Non sono un avvocato, vi ricordo che sono un bibliotecario, quindi non ho un approccio strettamente giuridico al tema. È un tema anche pieno di cavilli, per cui ecco, poi immaginatevi che ci sono avvocati, che dedicano la loro intera vita a questioni come quella della proprietà intellettuale. Quindi c'è una vera e propria professione, insomma, legata anche a questa questione. Se voi avete delle domande troppo complicate, naturalmente io vi suggerisco di rivolgervi a un avvocato nel caso, però appunto io sono un bibliotecario e lavoro come tutti voi, insegnanti o educatori, nella filiera della conoscenza che non è solo verbale, evidentemente, è anche una conoscenza registrata e quindi veicolata tramite opere che possono essere anche in commercio, che quindi sono tutelate dal diritto d'autore. E appunto, come bibliotecario, non posso non pormi il problema del diritto d'autore, del copyright o della proprietà intellettuale, diciamo, più in generale. Lo devo fare, lo dobbiamo fare anche noi, cioè lo dobbiamo fare tutti, lo dobbiamo fare perché è un nostro dovere anche proprio di cittadinanza, essere quantomeno consapevoli della complessità del tema ed evitare appunto anche di cacciarsi nei guai. Dunque, come al solito, dopo la premessa, diciamo,
proprio l'introduzione così a carattere generale, io comincio la lezione simulata, che voi sapete, viene poi di tanto in tanto, molto spesso, intercalata da riflessioni a carattere generale o specifico, insomma, sul tema, che non è proprio esattamente quello che poi siamo. Cioè, dovremmo andare a raccontare in classe ai nostri bambini o ragazzi, perché appunto vi ricordo l'obiettivo, cioè i destinatari poi specifici di queste lezioni dovranno essere naturalmente i ragazzi, i bambini, i ragazzi delle scuole. Quindi il discorso che facciamo oggi dovremmo poi sempre declinarlo e renderlo compatibile con l'età e con gli stili di apprendimento, con tante altre caratteristiche dei nostri allievi. E quindi a questo punto inizio la lezione simulata e vi faccio con voi quello che farei con i ragazzi, con i bambini o con i ragazzi se fossi in presenza. Lavorerei naturalmente magari con carta, penna, colori, eccetera, mentre essendo online, naturalmente utilizzeremo solo ed esclusivamente strumenti digitali, quindi, cioè non solo dispositivi, ma anche software. Evidentemente utilizzeremo dei software per fare questo laboratorio insieme. Dunque, iniziamo e io vi devo porre, vi faccio vedere una fotografia, vi faccio vedere, vado in presentazione e vi faccio vedere una mia foto. Mia foto è questa. Tra l'altro avevo segnalato nell'email di invito al corso di prepararvi eventualmente una foto vostra, metterla a disposizione perché tra un po' ci servirà. Questa è una mia foto. E allora, questa come altre foto, insomma, adesso vi sto facendo vedere questa, siamo in piena estate, vale la pena. Questa foto, io decido di caricarla su un social, Non importa quale adesso. La carico su un social. La domanda è, una volta che l'ho caricata sul social, questa foto di chi è? Del proprietario del social? È mia oppure è di tutti? Quindi la domanda è, la foto di chi è? Del social? Mia o di tutti? Come potete rispondere a questa domanda? Ormai avrete fatto l'abitudine, sapete che io apro, parto da zero, apro un browser, nel motore di ricerca che ho di default su questo browser scrivo Mentimeter, che è l'applicazione online che mi permette di fare delle presentazioni, dei piccoli grandi questionari. Quindi creo una nuova presentazione. Ecco, la foto l'avete vista. Quindi la domanda io adesso ve la ripropongo su Mentimeter. Ce l'avrei già in realtà una slide pronta. Ci clicco sopra, vediamo un po'. Sì. Ecco una slide pronta con la domanda di chi è la foto e tre opzioni. Le vedete qua sulla destra, social. Allora, di chi è la foto? Del social, mia o di tutti? Potete rispondere scegliendo una di queste tre opzioni. Come fate a rispondere? Cliccate sul vostro browser per aprire una nuova scheda. Scrivete www.menti.com, date invio, si apre la casellina per inserire il numero che c'è è finto. Voi dovete prendere invece questo che è 45 52 73. Io lo copio e lo incollo, ma voi lo riscrivete a memoria. 55 45 52 73. Cliccate su invio, dopodiché vi si apre la possibilità di inserire una di queste risposte ed inviarla. Man mano che voi inviate la risposta, noi le visualizziamo.
Non ve la faccio rivedere, insomma, tanto penso che tutti quelli che in questo momento siete in aula l'avete già vista, insomma, ecco, adesso vale ragionare su quello che è successo, appunto. Io l'ho caricata sul social, la foto, a questo punto, di chi è? Ci tengo a dirvi naturalmente che io questa stessa domanda la faccio ai bambini, la faccio ai ragazzi, agli adolescenti, agli adulti, come vedete, perché le risposte sono tali da sempre, sempre, inevitabilmente, in qualsiasi contesto. Questo è un tema su cui l'alfabetizzazione è davvero assolutamente urgente, come dire, è proprio al grado zero ancora, per certi aspetti. Vedo che hanno risposto in 5, ma dovremmo essere più di 5. Bene, adesso siamo in 6 a rispondere. 3 dicono che la foto è mia. Io vi ringrazio per la generosità, per l'attenzione che mi dimostrate. Ma c'è anche chi dice, chissà, forse giustamente, che la foto è di tutti. Adesso la risposta la vedremo insieme tra un attimo. Per chi è appena entrato in aula, faccio rivedere rapidamente la fotografia. Faccio vedere rapidamente la fotografia. Ecco, questa è una foto mia, che a un certo punto decido di caricare su un social. Dal momento che l'ho caricata sul social, la foto di chi è? È mia? È del social? È di tutti? Finora le risposte sono diverse. Eppure la domanda, io vi posso garantire che ce n'è solo una giusta di risposta. Però qual è? Lo scopriamo insieme tra un po'. Ok, allora sono 6 risposte, sono già sufficienti comunque, anche perché vedete, siamo solo in 6 e abbiamo già, siamo divisi 3-3. Quindi è sufficiente per me come stimolo, come spunto per proporvi naturalmente il ragionamento seguente. Se siete in una classe dove ci sono 20 bambini, 20 ragazzi, 25, 28, 30, quelli che sono, naturalmente voi qua le risposte sicuramente le vedrete molto, molto differenziate in tutti e 3 i casi. Quindi, vedo cosa succede un attimo in chat. Buon pomeriggio. No, non c'è nessun problema per il ritardo. Abbiamo appena iniziato, e quindi siamo in linea. Bene, di chi è la foto? Quindi ritorno sulla foto. Di chi è questa foto? Vediamo che cosa dice la legge. Allora, intanto, piccola premessa, vale come dire, è importante fare poi delle premesse su un tema del genere dentro una classe in cui da settembre diventerà obbligatoria l'educazione civica, e questo è, non dico il tema in assoluto, ma sicuramente uno dei più importanti temi da affrontare in classe nell'ottica dell'educazione civica. Il copyright. Cos'è il copyright? Tradotto in italiano letteralmente, lo traduciamo con diritto di copia, che è l'equivalente del diritto d'autore. Però attenzione, già a partire da queste due definizioni, da queste due traduzioni, varrebbe la pena fare un ragionamento con i nostri ragazzi. Perché vedete, nella tradizione anglosassone parlano di diritto di copia, insistendo sulla cosa. Mentre nella tradizione giuridica continentale, vedete, si parla di diritto d'autore, insistendo quindi sulla soggettività, sul soggetto, portatore di diritti. Adesso, copyright e diritto d'autore, le due tradizioni ormai si sono quasi fuse. Però non è ozioso andare a spiegare appunto l'origine di queste differenze. E si può fare, naturalmente tenendo conto dell'età, si può fare con i bambini o con i ragazzi. Si può cominciare a introdurre anche un
linguaggio giuridico, insomma, ecco, pertinente, pertinente. Bene, cos'è il diritto d'autore? Utilizziamo, diciamo, la versione continentale. Cos'è? È un istituto giuridico, quindi sostanzialmente una legge che ha lo scopo di tutelare i frutti dell'attività intellettuale attraverso il riconoscimento di una serie di diritti. Quindi una legge che tutela i frutti e quindi una serie di diritti di carattere morale e patrimoniale. Bene, fino a qua definizione. Potete lavorarci tanto, insomma, ecco, già solo a partire da questo. Però adesso noi abbiamo necessità di entrare nel merito anche della domanda che vi avevo posto poco fa. Di chi è la foto? Allora, intanto, leggiamo la legge italiana sul diritto d'autore, che è la legge 633 del 1941, naturalmente aggiornata in questi decenni e naturalmente, come dire, si aggiornerà, si andrà ad adattare anche alle direttive europee che, sapete, comunque sono in vigore. Quindi cosa ci dice all'articolo 1? Quindi il primo articolo della legge dice che sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo. Ecco, introduciamo, già non so esattamente se proprio dalla prima elementare uno ci può anche provare, però cominciare a introdurre il linguaggio giuridico su questo diventa importantissimo, perché possiamo cominciare a parlare di opere dell'ingegno di carattere creativo, che appartengono a quali domini? Alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, l'architettura, il teatro, la cinematografia e, naturalmente, con gli aggiornamenti degli ultimi anni, naturalmente software e banche dati. Quindi la legge sul diritto d'autore tutela questo tipo di opere dell'ingegno con carattere creativo. Bene, vado avanti. Che cosa dice la legge all'articolo 6? Mi dice questo, che il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Quindi qua c'è la risposta alla domanda. La fotografia l'ho fatta io. C'è un valore creativo? Supponiamo di sì, che ci sia un valore creativo in quella fotografia lì. Io l'ho intitolata Smart Working, l'ho intitolata. Bene, chi l'ha fatta quella fotografia? L'ho fatta io. Quindi, per la legge, la foto è mia, semplicemente per il fatto che io l'ho creata. Non c'ho bisogno di altre giustificazioni, non devo depositare nulla, non devo dichiarare nulla, non devo sottoscrivere nulla, nulla di nulla. L'opera, la fotografia, l'ho fatta io, la fotografia è mia. Il quadro l'ho fatto io, il quadro è mio. La musica l'ho scritta io, la musica è mia, la poesia l'ho scritta io, il racconto, il romanzo, tutto quello che ha a che fare con il carattere creativo di quindi con le opere dell'ingegno, sono tutelate già semplicemente per il semplice fatto di essere state fatte. Certo, la legge non tutela le idee. Se io parlo di qualcosa a qualcuno, non è che la legge mi tutela le parole per il semplice fatto di averle pronunciate. Però se io quelle parole le registro, che ne so, due versi di una poesia, io li scrivo su un quaderno, li scrivo su un file, ecco, da quel momento in poi io sono proprietario di quell'opera dell'ingegno e, come dire, se poi carico questa foto dentro al social, voi sapete che da dentro al social la posso anche rimuovere. Certo, mi direte, ma tecnicamente qualcuno potrebbe averla copiata, scaricata, potrebbe rimetterla in circolo. Certo che sì, ma quando fa questa cosa lo fa abusivamente. Non è legittimato fare questa cosa qua. Non è assolutamente legittimato dalla legge, perché io la foto l'ho caricata, se poi dopo l'ho rimossa, in realtà avrei diritto, pieno, un pieno diritto, a che quella foto non circoli più. Questo è di fatto la risposta, come dire, proprio secca, netta, È talmente limpido, come dire, l'approccio a questo tema da parte della legge, che non ammette risposte
differenziate. La foto chi l'ha fatta? L'ho fatta io, la foto è mia. Un'altra foto l'ho fatta io? No, l'ha fatta qualcun altro. Quindi se non l'ho fatta io significa che l'ha fatta qualcun altro. Quindi significa che qualcun altro ha il diritto pieno su quell'opera lì e io non ho nessun diritto, a meno che non si creino certe circostanze in cui ci si mette d'accordo, diciamo, a meno che io non chieda l'autorizzazione ad usarla eventualmente una foto. Bene, vado avanti. La questione della proprietà intellettuale, del diritto, nello specifico del diritto d'autore, vi dicevo, è una cosa complessa, anche cavillosa. Vi basta guardare questa slide per rendervi conto della quantità di diritti che la creazione dell'opera e poi la distribuzione, la diffusione, la trasmissione genera. Però, grosso modo, si dividono in due rami, diritti di tipo personale e diritti di tipo patrimoniale. I diritti di tipo personale, cioè il diritto morale sull'opera, quello è inalienabile. Cioè io posso vendermi tutto quello che mi pare, posso regalare tutto quello che mi pare al mondo, però se la fotografia l'ho fatta io, la responsabilità morale di quella fotografia è mia. Rimane sempre mia nel bene e nel male. I diritti di tipo patrimoniale, invece, hanno, come dire, possono avere possono essere anche alienati. E in ogni caso, se io, come dire, non ho sottoscritto nessun contratto di alienazione, quando mi iscrivo a un social per poter caricare le fotografie, se noi tutti ci prendessimo 5 minuti per leggere i termini di servizio, ci renderemmo conto che non c'è mai scritto che stiamo rinunciando ai diritti totali sull'opera dell'ingegno che abbiamo creato. Adesso noi non lo approfondiamo questo aspetto, su come, quali sono i regolamenti utilizzati, i termini di servizio utilizzati dai social, però ecco, noi l'importante è che abbiamo capito adesso, che abbiamo introdotto, facciamolo prima possibile dentro le classi, cominciamo a farlo anche in maniera progressiva, intendo un pezzo alla volta, un po' alla volta, senza tirare in ballo slide come questa con i ragazzi, perché non capirebbero il significato, però appunto facciamolo. Ecco, direi che quando arriviamo a 19 anni, quando i ragazzi arrivano alla quinta, al quinto anno di scuola superiore, dovrebbero, come dire, avere la consapevolezza che dietro la questione del diritto d'autore c'è, come dire, una complessità davvero importante, perché questo fa di loro davvero dei cittadini. Diversamente sarebbero dei cittadini un po' a metà, un po' dimezzati. Per cui, ecco, vedete, diritti morali, diritti patrimoniali. Andiamo avanti, qua vabbè, specificazione sui diritti, diritti morali, l'abbiamo già visto. Allora, cosa succede se non si rispetta questa... questa disposizione di legge? Succede praticamente che ci si caccia nei guai e appunto si incorre nel plagio, si incorre. Adesso, per rimanere nel plagio in ambito della scrittura, quando ci esponiamo al plagio? Tutte le volte che prendiamo l'opera di qualcun altro e la firmiamo come se fosse nostra. Adesso noi siamo delle brave persone e questo non lo facciamo, però diciamo non è che il plagio, la falsificazione siano delle cose strane alla nostra quotidianità. Capita molto spesso che copiamo le cose degli altri e ci mettiamo poi la nostra firma. Pensiamo ai ragazzi che fanno le ricerche, li mandiamo a fare le ricerche senza avergli spiegato magari bene come si fanno certe cose, loro copiano e incollano, dopodiché firmano la relazione e la consegnano il giorno dopo in classe, pretendendo di avere un voto, naturalmente, no? Cioè una valutazione, insomma, rispetto al loro lavoro. Ecco, non solo, copiare parole o idee, idee naturalmente registrate, senza citare la fonte, oppure dimenticarsi di mettere le virgolette quando si copiano e si incollano pezzi di altri, oppure dare informazioni scorrette sulla fonte, sull'origine, diciamo, della fonte, no? Quindi nella citazione sbagliare a scrivere degli elementi, sostituire le parole mantenendo la struttura del periodo senza citare la fonte. Cioè, faccio copia e incolla, va bene, ma una volta che ho fatto copia e incolla, non mi basta cambiare le parole. Fare la parafrasi significa anche ristrutturare proprio il periodo, le frasi. E solo così è davvero
una parafrasi, altrimenti diventa plagio. Stesso discorso se prendo in blocco un testo di qualcun altro, un testo, una fotografia, un brano, naturalmente non cito la fonte e comunque il pezzo che ho copiato è sproporzionato rispetto anche all'opera magari che sto creando io, naturalmente in quel caso siamo sempre di fronte al plagio. Insomma, il plagio cos'è? È l'illecita appropriazione e divulgazione sotto proprio nome di un'opera o parte di un'opera, che è frutto dell'ingegno altrui, opere dell'ingegno appunto, soprattutto naturalmente in campo artistico e letterario. Allora, su questo tema del diritto d'autore online trovate un mucchio di roba bellissima, non dovete, come dire, accontentarvi delle cose che io vi propongo, che sono davvero degli elementi di base, elementari. Trovate online materiali, contenuti che vi spiegano molto, ma molto meglio di me questo tema. Però l'importante è che noi oggi mettiamo, come dire, dei paletti dai quali non torniamo più indietro. Allora, la fotografia l'ho scattata. Dal momento che l'ho scattata, la legge dice che il copyright o il diritto d'autore dice che la foto è di chi l'ha fatta. Di chi l'ha fatta non solo rimane per tutta la vita della persona che l'ha fatta, ma anche addirittura 70 anni dopo la morte. Quindi i diritti patrimoniali restano, come dire, restano a disposizione dei parenti che ereditano i diritti sull'opera. Dopo 70 anni dalla morte dell'autore, per esempio Leopardi è morto da più di 70 anni, Pirandello è morto da più di 70 anni, l'opera diventa di pubblico dominio, per cui noi in rete troviamo senza dubbio i canti, le operette morali, uno nessuno 100.000, lo possiamo scaricare dalla rete liberamente nella sua versione integrale, insomma, senza alcun limite, no? E Calvino, ad esempio, invece no. Calvino è morto, ma non è morto da più di 70 anni. E infatti è difficile che voi trovate dei libri da scaricare proprio così, che sono stati dichiarati liberi, perché evidentemente i parenti di Calvino ancora godono dei frutti dell'opera dell'ingegno di Italo Calvino che gli ha lasciati in eredità. Questa è la regola. Quindi significa che il copyright rende, come dire, esclusivi i diritti. Sin dal primo giorno, fin dal primo momento in cui abbiamo creato l'opera, sono esclusiva proprietà è esclusiva proprietà di chi l'ha realizzata. Quindi è chiuso per definizione. Se noi vogliamo utilizzare la fotografia di qualcun altro, il suono di qualcun altro, l'immagine di qualcun altro o il testo di qualcun altro, noi dobbiamo chiedergli l'autorizzazione sostanzialmente. Questo, se noi non abbiamo un'autorizzazione, non possiamo fare niente con le cose dell'altro, da qui degli altri. Da questo discende semplicemente, banalmente, il fatto che tutto quello che noi troviamo su internet quando facciamo la ricerca su Google, noi dovremmo stare davvero attenti, perché non è vero che siccome l'abbiamo trovato lì disponibile lo possiamo utilizzare. Magari lo possiamo solo visualizzare, ma non possiamo, non è detto che possiamo farne un uso più avanzato o come eventualmente ci piacerebbe fare a noi, che siamo magari insegnanti, che siamo operatori culturali, eccetera, e quindi abbiamo bisogno sempre di contenuti nuovi dai quali ispirarci, eccetera. Allora, la legge dice che l'opera è di chi l'ha fatta. Una cosa l'ho fatta io, è mia. Una fotografia, un suono l'ha fatto qualcun altro, non è mio, significa che l'ha fatto qualcun altro, quindi punto, io gli devo chiedere l'autorizzazione. Questa è la lezione di cittadinanza, non c'è, come dire, non ci sono vie di mezzo. Ovvero, ci sono delle eccezioni, come vedete sul riquadro di destra, ma le eccezioni sono stabilite dalla legge, e nella legge 633 vi facevo vedere prima, appunto, c'è un articolo. Ci sono diversi articoli, da 65 e seguenti, pensate solo al prestito dei libri in biblioteca, per dire, quella è un'eccezione,
ma non l'approfondiamo naturalmente noi questo adesso. Comunque, l'importante è sapere che le eccezioni sono stabilite per legge, oppure da chi possono essere stabilite le eccezioni? Dal proprietario della fotografia. Cioè, quella fotografia l'ho fatta io, l'ho fatta. Per cui posso decidere anche di regalarla al mondo intero, dichiarando, guardate, fatene quello che volete di questa foto, anche senza citarmi. Oppure, utilizzatela, ma abbiate l'accortezza di citarmi. Oppure utilizzatela, ma non potete farci dei soldi, potete farci magari tante cose gratuite da far circolare, ma non potete farci dei soldi. Insomma, io sono il proprietario di quella fotografia, stabilisco io quali, con quale politica farla circolare. La legge mi accorda questo diritto e io ne faccio l'uso che mi pare. Bene. Bene, a questo punto facciamo un esercizio. Torno un attimo a vedere i vostri visi eventualmente e spero di non avervi con questo mio andamento, diciamo, non so se è proprio da avvocato, però il rischio su questi temi di dover essere, cioè non è che puoi dire io la penso così, io la penso lì, cioè c'è la legge non ammette ignoranza, se la foto l'ho fatta io è mia, non è di tutti. Qualunque sia la, cioè la foto potrebbe essere anche di tutti, ma stabilisco io, stabilisce sempre il proprietario, chi l'ha creata l'opera dell'ingegno, se deve essere di tutti, non, è, non c'è un a priori. Bene, a questo punto facciamo un esercizio. Vado di nuovo in presentazione. Vado di nuovo in presentazione. L'esercizio è un po', come dire, è un po' impegnativo, da un certo punto di vista. Cioè, non è difficile, è semplice, più che altro bisogna articolarlo bene. Voi conoscete ormai la mia cartella materiale dei corsi, dentro le quali metto le presentazioni, i vari questionari, eccetera. Su Google Drive voi sapete anche che non salviamo solo i materiali, ma possiamo anche crearne di materiali e modalità collaborativa. Quello che faccio ora io adesso, in questo momento, è cliccare su Nuovo e invece di creare un documento, un foglio di calcolo o una lavagna come abbiamo fatto nelle lezioni precedenti, creo un una presentazione Google che somiglia naturalmente a un PowerPoint. La differenza con il PowerPoint è che in questo caso da subito Google mi propone di creare e condividere il file. Io accetto naturalmente di creare e condividere, è proprio quello che mi interessa. Dopodiché do a questo file un nome, lo chiamo bacheca pubblica. Bene. Allora, cosa faccio in questa bacheca? Simuliamo, come dire, che di essere su un social in questo momento. Siamo in uno spazio riservato, naturalmente. Siamo dentro una mia cartella su Drive. Vabbè, in presentazione, siamo in quest'aula. Io adesso vi devo fare una dimostrazione. Non vi porto su un social a farvi una dimostrazione perché diventa una cosa ingestibile, neanche proprio realizzabile, se non con tanta, tanta confusione. Allora, facciamolo in uno spazio, diciamo, protetto. Bene, apro un file di presentazioni Google e a questo punto, cosa faccio? Vado sulle mie slide, che vi facevo vedere prima, sulle altre presentazioni, seleziono la foto, tasto destro la copio, copio, ritorno sulla nuova presentazione che ho chiamato bacheca e incollo la foto. Io vi faccio vedere questo perché se qualcuno non ha utilizzato mai la presentazione di Google, vedete passare da una slide i materiali da un file a un altro è veramente un gioco da ragazzi, Basta fare copia e incolla. Allora, adesso io ho messo su questo che ho chiamato bacheca pubblica la mia foto. E cosa faccio? Clicco su casella di testo qua in alto a sinistra e ci scrivo dentro il mio nome, Tommaso Fagliano, scrivo
Leuca, no Leuca, dai, scrivo Novaglie perché si chiama Novaglie vicino Leuca, Novaglie vicino Leuca, 2020. Quindi sostanzialmente scrivo il mio nome e cognome, e vabbè, dei particolari, questo potrebbe essere il titolo, potrebbe essere il titolo dell'opera dell'ingegno, che faccio diventare, ad esempio, corsivo. Bene, e a questo punto anche Tommaso Pagliano lo faccio diventare grassetto, così risulta più chiaro, che si tratta di una foto mia. Va bene? Adesso che cosa faccio? Condivido con voi questo file. Vi ricordate, le modalità di condivisione sono di due tipi. O clicco in alto a destra sul pulsante condividi e metto in chiaro i vostri nomi, quindi facendovi accedere con tutti i superpoteri del caso, però in chiaro, oppure copio l'indirizzo, il link qua in alto nella barra del browser, tasto destro, copia, e lo metto nella chat. Lo metto nella chat, però dopo avervi fatto vedere un altro particolare, vale la pena farvelo vedere subito. Sull'anteprima che ho qui a sinistra, se ci clicco con il tasto destro, scusate il microfono, sì, forse ci siamo. Allora, l'anteprima che ho qua sulla sinistra, scusate il microfono. Allora, scusate un attimo, bisogna che metto subito il silenziatore alla collega che si è collegata. Ma non. Allora, purtroppo sono degli inconvenienti, non ho. Ok. Vabbè, vale anche questo come esercizio, come gestione d'aula. Vi consiglio di essere sempre in due quando potete, naturalmente, in un'aula digitale, ma anche nelle aule normali, anche quelle fisiche, conviene essere in due, penso, no? In due, in tre, a seconda di quello che si deve fare. Comunque, abbiate pazienza. Bene, allora, dicevo, prima di condividere con voi il link, vi faccio vedere che se clicco qua sull'anteprima della diapositiva a sinistra, mi consente di inserire altre diapositive. Ne posso inserire 5, 6, quelle che servono, insomma, per fare che cosa? Per dare a voi l'opportunità, nel momento in cui vi collegate adesso, di inserire anche una vostra fotografia e di fare esattamente quello che ho fatto io qua. Mettere nome e cognome, eventualmente un titolo e una data. È un gioco, è adesso che stiamo facendo. Naturalmente, dal punto di vista artistico, cioè, io non è che ho fatto chissà che cosa qua, diciamo che ho la fortuna di avere un paesaggio a disposizione fin troppo bello, non certo per merito mio. Allora, ricopio per sicurezza il link, apro la chat e incollo dentro la chat l'indirizzo. Voi ci cliccate sopra e in automatico dovrei già vedervi arrivare dentro la bacheca pubblica. Ecco, state cominciando ad arrivare. Se avete dei problemi, naturalmente accendete anche i microfoni per fare prima. Non vi preoccupate, siamo in pochi. L'importante è che non ve lo dimenticate acceso. Eccomi, sono in biblioteca e vi saluto scrivendo. Bene, grazie, incoronata. Bene, vedo che siete già in diversi a essere entrati. Allora, come fate a mettere una foto sulla vostra slide? Adesso ne aggiungo delle altre, anche perché siamo più di 5-6. Ne aggiungo delle altre. Questa cosa, naturalmente, voi immaginate di poterla fare anche con i vostri ragazzi, Potete decidere già da subito di creare 20-30 slide oppure di fargliele creare a loro man mano, perché condividendo con questa modalità non solo siete anonimi, ma avete comunque gli stessi superpoteri che ho io, quindi potete creare e cancellare slide. Allora, per ora vedo che nessuno ancora ha caricato una fotografia. Per caricare una fotografia vi portate sulla slide in cui
ve ne scegliete una di quelle vuote, dopodiché potete cliccare su inserisci, inserisci immagine, carica dal computer. Io naturalmente vi chiedo di caricare una vostra fotografia adesso, di non prenderla da Google, naturalmente. Mettetevi, come dire, nei panni di un autore, di un creatore di un'opera, dell'ingegno, non solo fruitori. Tutti ormai siamo creatori di opere, spesso senza rendercene conto. Potenzialmente siamo tutti creatori di opere. Bene, ecco, comincia ad arrivare una bella immagine. Naturalmente puoi ridurla, puoi centrarla, puoi ridimensionarla. Adesso ti aiuto, ti tolgo questo sfondo con gli spazi di anteprima. Vediamo anche un'altra. Bene, 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 bene. Vedo che ne è arrivata anche un'altra ancora, benissimo, vi tolgo lo spazio, vi do una mano, siete i miei allievi, le mie allieve, quindi vi aiuto naturalmente a fare prima. Mi raccomando, scrivete il vostro nome e cognome e la data. E facciamo finta di essere su un social in cui stiamo comunque pubblicando delle nostre foto. Scusate, chiudo la presentazione un attimo per accertarmi di una cosa. Bene, ritorno su. Se ci sono dei problemi, fatemeli, segnalatemeli. Ecco, bene, vedo che arrivano anche benissimo, benissimo. Ok, vedo che avete creato anche delle altre slide. Adesso poi alla fine le rimetterò io in ordine. Cerchiamo, come dire, di fare un lavoro anche gradevole dal punto di vista grafico. Ok, Milena Fierri, Alessandra, Raffaele, Lia, Valentina, siamo tutti forse? Le sposto, quelle che stanno, alcune di voi vi sposto su così vi allineo con le altre foto. Queste qua sotto qualcosa la elimino adesso perché è inutile tenere tutto questo materiale se non ci serve. Ecco. Bene, dai, sta avvenendo un lavoro discreto, tutto sommato. Arriva anche un'altra, benissimo. Bene. Stiamo facendo una piccola mostra, Stiamo facendo. Bene, allora, metodologicamente vale sempre aspettare che i ragazzi completino il lavoro. Guai a lasciare qualcuno fuori, naturalmente, soprattutto su un esercizio come questo. Non dobbiamo creare alcun genere di frustrazione, quindi dobbiamo organizzare i tempi molto bene. Voi state già capendo che un'attività come questa non può essere svolta in 90 minuti con i ragazzi. Probabilmente è meglio organizzare un'unità di apprendimento magari interdisciplinare, in cui c'è anche il prof di arte che si occupa delle fotografie, il prof di informatica che fa un'altra cosa, insomma. Avete anche le ore dentro la scuola adesso con l'introduzione dell'educazione civica, ci sono 33 ore all'anno che vanno dedicate a temi anche come questi. Direi che questo tema andrebbe assolutamente affrontato, del diritto d'autore.
è veramente importante e non si risolve in un'ora, non basta un'ora di lezione in un anno. Questo deve essere come dire, un approfondimento che si fa tutti gli anni, alzando tutti gli anni di livello, alzando di livello appunto il contenuto. Bene, mi sembra che ci siamo tutti. Qualcuno ha cancellato la mia foto, Ha cancellato la mia foto e ne ha messa un'altra sopra. Non ti preoccupare, nessun problema. Adesso io faccio duplico, Ecco, mi riprendo la mia. Vedi, Sara, avevi messo la tua foto sulla mia. Infatti, se vai a guardare qua sotto c'è anche la mia foto. Adesso io te la cancello. Qualcuno ha selezionato tutte le foto, rischia naturalmente di cancellare in blocco tutto quanto, attenzione. Dopodiché noi non riusciamo a ripristinare. Attenzione, c'è qualcuno che ha cambiato lo sfondo, ecco cosa ha fatto, ha cambiato lo sfondo a tutte le slide. Non è una selezione. Va bene, meglio così. Va bene, l'importante adesso è riuscire a pubblicare tutti e vedere come funziona questo. Va bene, Novaglie 2020. Adesso la faccio breve. Allora, vedo che è stato rimesso lo sfondo come prima. Vabbè, ci sta a giocare naturalmente i ragazzi, capirete, su questo, anche loro le prime volte tenderanno molto a sperimentare. Scusa Tommaso, ti ho inserito la panchina sopra la tua foto. No, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, me ne sono già accorto, ma già l'ho rimediata. È tua la foto, sì, Sara? Sì, bene, l'importante è che è tua, adesso in questo caso, se no poi dopo ci perdiamo di vista la concretezza del compito di realtà. Questo è proprio un compito di realtà. Assolutamente. Sì, tutta mia. Bene. Va bene. Va benissimo. Ecco, quindi Sara ci tiene a sottolineare che la foto è tutta sua. Ed è proprio così, la legge le accorda questa sua, come dire, appropriazione, questa sua attribuzione. Si autoattribuisce la fotografia perché l'ha fatta lei e la legge dice esattamente quello. Bene, a questo punto io bisogna che faccio qualche considerazione e poi spingo un po' il discorso in avanti perché naturalmente siamo solo all'inizio ancora. Quindi abbiamo pubblicato le nostre foto, abbiamo fatto una piccola carrellata, una piccola mostra, mettendo accanto ad ogni opera dell'ingegno, vedete, nome, cognome e data. Per cui ecco, noi non abbiamo dubbi su di chi siano queste fotografie in questo momento, giusto? Noi sappiamo che se, faccio un esempio, voglio utilizzare la foto di Valentina Cursi, so che la foto è di Valentina Cursi e che io gli devo chiedere il permesso di utilizzarla, gli devo chiedere l'autorizzazione. Valentina potrà dire, guarda Tommaso, la puoi usare una sola volta per quello specifico obiettivo, dopodiché basta, non puoi usarla più. Oppure mi può dire, guarda Tommaso, la puoi usare anche quante volte vuoi, ma non puoi venderla. Valentina è la proprietaria della foto e quindi io mi adatto, mi adeguo alle sue disposizioni. Attenzione, ma se io adesso faccio, lo rimetto giù, poi non ti preoccupare, Valentina, non ti voglio rubare niente. Adesso tolgo il nome, il cognome e il riferimento all'attribuzione dell'opera, della paternità dell'opera. Ecco, questa foto. Che fa? Diventa di tutti? Siccome non sappiamo chi l'ha fatta, allora la possiamo usare liberamente? No, non è così. Sarebbe con i ragazzi sarebbe bello fare anche lì un questionario, no? Un'altra volta. Siccome tutte le foto che trovo su Google spesso non si sa, non c'è scritto l'autore, allora significa che lo posso utilizzare. Non è così. Se non c'è scritto l'autore, sono tutti problemi vostri, non sono problemi di chi l'ha fatta quella foto. Chi ha fatto quella foto e l'ha caricata rimane proprietario della foto, rimane, e voi gli dovete chiedere l'autorizzazione. Ma siccome non sapete chi è,
non riuscirebbe a chiedergli l'autorizzazione, e quindi la foto non potete utilizzarla, punto. Se non c'è scritto niente, non potete utilizzarla, è proprio difficilissimo utilizzarla perché non sapreste neanche a chi chiedere permesso. Se invece ripristino il nome e cognome, naturalmente io so, vedo che l'ha fatta Valentina Curzi e voglio contattarla, magari vado su Facebook, faccio una ricerca online, cerco Valentina Curzi e uscirà fuori un indirizzo, un numero di telefono, la contatto e le chiedo il permesso. Quindi avere nome e cognome su un'opera naturalmente ci favorisce solo il contatto, la comunicazione, ma non avercelo significa che siamo proprio nella peggiore delle condizioni possibili. Cioè, abbiamo una fotografia davanti che ci piacerebbe utilizzare, ma non siamo c'è il divieto proprio completo di utilizzarla. Bene. Quindi, a questo punto, noi sappiamo che queste foto di default hanno sostanzialmente il logo, che ci sia o che non ci sia il logo C, la C cerchiata, vale sempre. E cosa faccio io ora? Copio queste due slide, quindi le seleziono, vedete, le seleziono sulle anteprime, clicco su copia, torno sulla mia bacheca, sulla nostra bacheca, e le incollo qua, però poi le trasferisco in alto, le metto su in cima. Allora, in cima metto per ora la C di copyright. Quando noi troviamo la C di copyright, supponiamo sulla foto di Sara, capiamo subito al volo che è protetta. Ma abbiamo detto che se la C non c'è e non c'è neanche il nome e cognome di Sara, vale sempre il copyright. Questo l'ho detto 100 volte, ma perché è proprio fondamentale saperlo. Allora, ognuno di noi è proprietario della foto, ha diritti esclusivi. Bene, dal momento che abbiamo diritti esclusivi, però possiamo anche decidere di concederne qualcuno agli altri. E dobbiamo renderlo esplicito, però, questo lavoro di concessione di diritti agli altri. Oppure dobbiamo rendere esplicito il fatto che ce ne riserviamo alcuni, alcuni li concediamo e altri ce li riserviamo. Che cosa ci offre ormai da una ventina d'anni il panorama delle licenze d'uso sulle opere dell'ingegno? Ci offre questa possibilità. Ci offre questa possibilità. Adesso lasciate perdere pure la bacheca e seguite il ragionamento breve, cerco di essere quanto più veloce possibile, sulle Creative Commons. Le licenze Creative Commons offrono sei diverse articolazioni dei diritti d'autore. Per artisti, giornalisti, docenti, istituzioni e in genere creatori dell'opera dell'ingegno. Tutti questi soggetti che desiderano condividere in maniera ampia le proprie opere secondo un modello, non tutti i diritti riservati come presuppone l'esistenza della C oppure quando non troviamo indicato nulla. Noi possiamo, se da dove troviamo applicate le licenze Creative Commons, si presuppone che solo alcuni diritti sono riservati e altri vengono concessi. Allora, che cosa può fare Tommaso Pagliano, Sara, Cinzia, Maria, Giovanni, Giuseppe, insomma, che sono i creatori delle opere dell'ingegno? I detentori di questi diritti possono non autorizzare a priori usi prevalentemente commerciali, cioè applicando le Creative Commons possono scegliere, ad esempio, di impedire agli altri di fare commercio delle proprie opere. Possono impedire agli altri di modificare l'opera che viene messa in circolazione, la fotografia di Novaglie, posso dire. Ok, guardate, potete condividerla, potete mandarla a chi vi pare, l'importante è che non la vendete. Prima opzione. Seconda opzione, guardate, la potete diffondere, la potete mandare ovunque, l'importante è che la lasciate integra, non la modificate. Terza opzione, potrei anche dire, guardate, la potete anche modificare l'opera, però mi raccomando, l'opera derivata, cioè dal momento che la modificate state creando una nuova opera, no?
che contiene parte del vostro lavoro e parte del mio. Ecco, questa nuova opera deve essere rilasciata con la stessa licenza, cioè deve sostanzialmente dare agli altri l'opportunità di fare quello che vi ho concesso di fare io. Quindi le combinazioni di queste scelte generano 6 licenze. E adesso le vediamo una a una. Non vi preoccupate, cioè è un lavoro impegnativo, tocca studiare tanto, anche dal punto di vista didattico, la trasposizione didattica di questa cosa non è proprio banale, però quando abbiamo capito alcuni punti chiave, dopo possiamo lavorare con i bambini o con i ragazzi senza limiti, e costruire pian piano una consapevolezza sempre più grande. Quindi, che cosa succede? Allora, se io applico questa immagine, questi simboli qua in basso a destra, no? Che io ho colorato di giallo, ma non sono gialli, in realtà sono bianchi e neri, allora, questo simbolo sostanzialmente contiene una doppia C che sta per Creative Commons, e poi un omino dentro un cerchio che sta per BY. BY sta per attribuzione. Se io decido di applicare alla mia fotografia questa licenza, sostanzialmente permetto agli altri di distribuire, modificare, ottimizzare, utilizzare la mia fotografia anche commercialmente. L'importante è che mi diano credito, cioè non soldi, che mi diano, come dire, che mi riconoscano la paternità, che mi citino. Vi ricordate l'obbligo di citare la fonte? Ecco, già solo questa licenza, che è la più libera di tutte, prima del pubblico dominio, il pubblico dominio è più libero di tutte. Però il pubblico dominio significa che è un'opera o viene completamente donata oppure l'autore è morto da più di 70 anni. In questo caso stiamo parlando di un autore vivente, la fotografia di Novaglio l'ho fatta io, quindi do a tutti la possibilità di farla circolare, però purché mi citino. Non voglio niente, non voglio soldi, non voglio niente di niente. L'importante è che riconoscete la soggettività, la mia soggettività, come creatore di quell'opera lì. E questa è un'opzione. Un'altra opzione che vi faccio vedere in maniera un po' anche disordinata rispetto alla sequenza logica, che vediamo poi più avanti. Allora, posso scegliere di mettere la doppia C con l'omino e il simbolo dell'uguale. Che cosa sto dicendo ai miei interlocutori, a quelli che vogliono utilizzare la mia foto? Guardate, mi dovete citare, perché mi dovete citare sempre. Il diritto d'autore poi alla fine è questo, citare la fonte, La fonte la dovete sempre citare, quindi sono io. Però l'opera la dovete lasciare uguale. La potete anche vendere, attenzione, potete anche fare quadri con la mia fotografia e venderli alla fiera di Senigallia o di Milano, o di Roma. Potete anche fare quello che volete, però l'importante è che la lasciate integra, che non la modificate. Se io trovo una mia foto modificata, vi chiedo di ritirarla dalla circolazione. Questa è la logica, diciamo. Vado avanti, terza opzione, doppia C seguita dall'omino con il simbolo dell'euro sbarrato, euro o dollaro, a seconda naturalmente della declinazione americana, anglosassone o europea. Che cosa sto dicendo qua? Mi dovete citare, perché mi dovete citare, il diritto d'autore funziona così, però non potete venderla. Potete modificarla, la mia fotografia, potete anche attaccarci un puffo se volete sopra, e farci i quadri, però, e diffonderli in tutto il mondo, però purché voi non mettete un prezzo. Altra opzione, dovete citarmi, non potete venderla e dovete consentire agli altri, cioè dovete praticamente consentire agli altri di fare la stessa cosa, la stessa identica cosa che vi obbligo di fare io, cioè citare, non venderla e, come dire, ricorsivamente consentire agli altri di fare sempre la stessa cosa. Altra opzione, vi ricordo sono 6 le combinazioni, citate la fonte, non potete venderla e addirittura l'opera deve rimanere anche integra, non può essere modificata. Questa è la più restrittiva di tutte, Questa è la più restrittiva di tutte delle opzioni. Ce n'è un'altra di opzioni che ho volutamente saltato, che è questa qua, CC BY SA, che sta per, devi citare la fonte, quindi devi citare l'autore, quindi riconoscere la paternità dell'opera, e come dire, condividere l'opera derivata, l'opera che stai vendendo, l'opera che stai modificando,
la devi rilasciare con la stessa licenza, cioè devi consentire agli altri di fare la stessa identica cosa che ti sto consentendo di fare io. Cioè, io ti consento di prendere la foto di Novaglia e modificarla, ottimizzarla, utilizzarla, anche venderla. Se tu però crei una nuova opera, appunto modificandola, ottimizzandola, crei una nuova opera, quella opera deve avere la stessa licenza, deve avere. Se io vedo che tu usi una licenza diversa, ti chiedo naturalmente di ritirare la tua opera. Bene, qui c'è un riepilogo che vedremo tra un attimo, dopo avervi dato l'opportunità a questo punto di tornare sulla bacheca e fare questo lavoro. Allora, tornate tutti sulla bacheca ora, per favore. Vi voglio vedere attivi, perché siete inattivi la maggior parte adesso. Tornate tutti attivi, per favore. Allora, abbiamo la mostra con le nostre fotografie. La seconda fotografia è la mia, sono sicuro perché c'è scritto Tommaso Pagliano. Qua c'ho il set di licenze che posso utilizzare. Vi ricordate, no? CC BY, CC BY SA, ND, vedete, dalla più libera alla più restrittiva. Allora, io mi sento generoso oggi e quindi cosa faccio? Seleziono il primo simbolo, tasto destro, copia, vado sulla mia fotografia e lo incollo sulla fotografia. La metto qua, e la metto qua. Insomma, metto il simbolino, lo metto qua. E così si capisce che quest'opera è rilasciata con una licenza CC BY. CC BY, quindi significa che potete fare quello che volete della mia foto purché mi riconosciate la paternità. Perché scelgo questo? Lo scrivo magari qua sulla foto, scelgo questa opzione perché ci tengo a far circolare senza alcun ostacolo la conoscenza e la creatività. Adesso mi sono inventato questa cosa, un motivo, insomma, mettetelo anche voi un motivo. Dopo, allora, sceglietevi la licenza che vi piace di più, potete anche scegliere la C di copyright, adesso per capirci, per fare l'esempio, e poi dopo ci spiegate perché. Non è che dovete scegliere per forza una licenza Creative Commons, eh? Possono esserci dei buoni motivi per dire la foto l'ho fatta io, è mia, se la volete utilizzare mi chiedete l'autorizzazione, se no arrivederci e grazie. Invece io, vedete, ho messo nome e cognome, metto il simbolo CC BY e scelgo questa opzione perché ci tengo a far circolare la conoscenza. Voi? Vediamo un po'. Oh, vedo un po'. Ecco. Bene. Vedo che qualcuno mette su la licenza. Bene, bene, bene. Immaginatevi la prima volta è un po' macchinoso, ma quando poi si diventa bravi a maneggiare i simboli, con questi sei simboli voi potete fare esercizi per una vita, potete inventarvi casi, compiti di realtà a non finire, eh? Perché le opzioni appunto poi sono tantissime, cioè sono sei le combinazioni, però se io ho una foto rilasciata con una licenza, cosa posso fare con quell'altra foto che ha un'altra licenza? Sono tutte domande che naturalmente questo set di licenza vi impone di farvi. E farsi domande è il bello della vita. Cioè, noi viviamo naturalmente facendoci continuamente domande e cercando risposte. Per cui, ecco, posso dirvi con certezza assoluta che questo tipo di lavori, anche in presenza, con carta e penna, fatti con carta e penna dentro le classi, suscitano un immediato dibattito forsennato anche tra i ragazzi, tra i bambini, eh. Tutti discutono naturalmente, perché sì, mi piace condividerla così, mi piace in quest'altro modo. E infatti, come vedete, siamo in 6 o 7 qua in aula, abbiamo tutti opinioni diverse, vedete? Abbiamo, come dire, un'idea diversa. No, qualcuna somiglia. Vediamo un po'.
Cosa scrive Raffaele? Sono contento di condividere la mia foto, ma chiedo di citarmi per dare valore alla mia esperienza di viaggio. Bene, non rispondo di modifiche e alterazioni, pertanto chiedo di lasciarla inalterata. Perfetto. Legittimissimo. Tu sei il proprietario della foto, fai come ti pare, è giusta, è già comunque una buona concessione. Una buona concessione di diritti. Piuttosto che niente. Poi vedremo la gradazione. Poi vi dico quali sono le risorse educative aperte e quali invece non lo sono. Perché questo poi sarebbe il nocciolo del problema. Preferisco un uso non commerciale della foto. Bene. Scelgo questa licenza perché mi ricorda l'ultima gita prima del lockdown e non voglio che venga modificata. Grande Alessandra. Manteniamo intatta la memoria. Ci tengo che non sia né venduta né modificata. Va bene. Polignano, meraviglioso, meraviglioso. Qua siamo in lotta tra giganti, posti di mare proprio. Bene, bene. Ci sta anche prendersi qualche soddisfazione. Sara, se vuoi, non sei obbligato a scrivere la motivazione. E la motivazione io ve la faccio scrivere perché vi faccio fare quello che farei fare ai miei ragazzi, esattamente. E in presenza e a distanza, naturalmente, è un modo per condividere punti di vista, condividere saperi, insomma, critica, no? Pensiero critico e poi questa cosa qua. Mi piace condividere. Milva Federici. Ecco, già il piacere della condivisione per la condivisione. Posso dirvi per un'esperienza che più sono piccoli, gli allievi, più sono generosi, più tendono a togliere vincoli, lacci e lacciuoli. Più diventano grandi, più si attaccano alla proprietà. Non so quale strano meccanismo psicologico ci sia. Però è un po' così. Provate a farlo alla scuola dell'infanzia, fateli fare dei disegnini e poi spiegategli di applicare l'omino insieme a un'altra combinazione di simboli e vedete un po' cosa scelgono i bambini. Bene, guardate, io sono soddisfatto naturalmente del lavoro. Siamo in pochi, quindi ci possiamo anche permettere di aspettare tutti. Naturalmente, se siamo in una classe, dobbiamo aver calcolato bene il tempo, come dicevo prima, ma se siamo tra formatori, insomma, a un certo punto l'importante è l'esempio, ecco. E penso che sia stato abbastanza chiaro. Vediamo, possono rielaborare questa foto, magari aggiungendo più creatività. Sì, certo, però non possono venderla. Va bene, grazie Sara, grazie. Va benissimo, tutti abbiamo risposto, mi pare, tutti abbiamo messo una motivazione. Benissimo, benissimo. Allora, a questo punto l'esercizio. Cioè, l'esercizio finisce qua. Io adesso vi devo far vedere come funziona in rete, vi devo far vedere come funziona la selezione di fonti in base alle licenze e farvi vedere un po' il comportamento che adottiamo anche normalmente. Allora, abbandono naturalmente la presentazione e apro una nuova scheda di Google. Mi serve la fotografia di un palazzo storico, Palazzo storico di Roma. Bene, do invio. Qua c'ho solo un muro di testo, vado su immagini. Bene, la prima foto che mi piace di un palazzo storico la prendo, la copio e la incollo e ci faccio il mio pamphlet. E poi dopo, il giorno dopo, 24 ore, c'ho il proprietario della foto che mi chiama e mi dice: guarda, rimuovi immediatamente tutte le opere che hai fatto circolare con la mia foto perché non hai manco chiesto l'autorizzazione.
questo è quello che dovrebbe succedere normalmente, no? Se, come dire, si applicasse rigorosamente la legge. Vedo cosa dite in chat. Non accendo il microfono perché sono in biblioteca. No, niente, non importa. Allora, continuo con l'esempio. Mi serve una foto di un palazzo di Roma. Allora, come faccio a sapere quali di queste posso utilizzare? Allora, Google mette a disposizione, Google, tutti i motori di ricerca ormai, almeno quelli che conosco io ce l'hanno tutti, questa funzione, sotto strumenti, voi trovate un sottomenu in cui vi fa selezionare le foto per dimensioni, per colore, per diritti di utilizzo, per tipo, data e ora. Diritti di utilizzo, guardate un po' che cosa contiene, contiene l'elenco, quasi tutto l'elenco delle licenze Creative Commons. Allora, queste adesso non sono filtrate in base a nessuna licenza, ma se mi serve una foto da riutilizzare, cioè quindi da poter modificare, clicco qua e vedete cambiano i risultati, cambiano, per cui mi serve la foto di un palazzo di Roma che io possa riutilizzare con abbastanza liberamente, vedete, e cosa trovo qua? Come fonti trovo Wikipedia, ina.it, Flickr, Pixabay, vedete? Ci sono tante fonti, eh? Naturalmente una delle più quotate certamente è Wikipedia, perché Wikipedia è un'enciclopedia libera. Libera significa proprio questo, che è libera dalle restrizioni del diritto d'autore più vincolante. Wikipedia ha una licenza Creative Commons by SA. Quindi tutte le volte che copiate e incollate Wikipedia, voi dovreste ricordarvi di citarla. Soprattutto se siete giornalisti, dovete ricordarvi di citarla e addirittura dovreste rilasciare la vostra opera con la stessa licenza di Wikipedia. Però adesso io vi voglio fare più di un esempio. Non ve lo faccio su Wikipedia, ve lo faccio prendendo la foto da Pixabay. Vediamo un po' dov'era. Eccola qua. Voglio questa foto, Palazzo Barberini, Roma, Italia. Ci clicco sopra. Fino a qua sono sempre dentro l'ambiente di Google, attenzione, io fino a qua cosa leggo? Che le immagini potrebbero essere soggette a copyright, vedete? Qua in basso a destra. Quindi non so ancora, so che è gratis, ma gratis non significa libera. Gratis non significa libera. Per sapere se questa foto è davvero libera, clicco sul link, quindi vado sul sito di Pixabay, e guardate cosa leggo qua a destra, una dichiarazione di licenza, che è la foto, mi dice, è libera per usi commerciali, attribuzione non richiesta. Addirittura la foto può essere utilizzata anche per scopi commerciali senza citare la fonte, senza citare l'autore, che evidentemente neanche compare qua. Non mi pare che compaia l'autore, non lo vedo. Comunque già questa dichiarazione è già una licenza. Quindi vedete, non c'è la foto e poi non c'è scritto, cioè non è c'è solo la foto e poi non c'è scritto niente, quindi la scarico perché non c'è scritto niente. No, la scarico perché leggo che è libera per usi commerciali. La consapevolezza è questa, eh? Cioè, vedo quello che c'è esplicitamente dichiarato, non quello che immagino io possa esserci scritto. Quindi, questa foto a me mi va bene, quello che cercavo, a questo punto, se è libera per usi commerciali, non devo neanche citare la fonte, posso utilizzarla come copertina per il mio pamphlet. Attenzione, il diritto di autore, vi ho detto, è anche c'ha molti aspetti, Prima di prendere una foto e utilizzarla, soprattutto per scopi commerciali, pensateci bene. Cercate di essere sicuri al 100% che non ci siano cavilli. Quindi è bene sempre rivolgersi a un avvocato, naturalmente, per avere la certezza quando ci sono in ballo dei soldi. È chiaro che se noi dobbiamo fare delle risorse educative aperte per la scuola, io, se devo fare le slide da presentare a un convegno di insegnanti o di bibliotecari,
qua c'è scritto che questa foto è libera per usi commerciali, attribuzione non richiesta, io la copio, la copio, vado sulla mia, sulle mie slide, adesso la metto per comodità sulla nostra bacheca, e la incollo qua. E non c'è bisogno che metto scritto niente. Certo che se non scrivo niente, qualcuno potrebbe capitare su questa bacheca e dire oddio, è di chi è sta foto? Oh, che devo fare? La posso usare? Non la posso usare? Quindi mi conviene ricopiare anche eventualmente questa dichiarazione qua e addirittura magari il link a Pixabay. Pixabay, incollo il testo qua e poi magari dico proveniente da Pixabay, mettendo il link. Adesso sulle modalità di citazione, permettetemi di non soffermarmi troppo, perché significherebbe fare un'altra lezione di 2 ore come minimo per vedere gli stili di citazione. Approfonditeli per conto vostro. Adesso io vi faccio vedere ancora qualcos'altro. Ad esempio il sito Valigia Blu, che tutti conoscete, sono quasi sicuro. Il sito Valigia Blu, la periodico Valigia Blu, guardate un po' in basso, trovate che i contenuti di questo sito sono utilizzabili sotto licenza Creative Commons by SA 4.0, quindi la versione, diciamo, dell'ultima redazione del set di licenze. E quindi, vedete, c'ha la stessa licenza di Wikipedia. Guardate, apro Wikipedia, la home page di Wikipedia, ma voi lo trovate anche su tutte le voci, ogni singola voce, perché in basso trovate il testo, è disponibile secondo, ingrandisco un po' così riuscite a leggere meglio magari, il testo è disponibile secondo la licenza Creative Commons attribuzione condividi allo stesso modo. Se clicco sul link mi porta sul sito della Fondazione Creative Commons che gestisce l'aggiornamento di queste licenze. Ok? E qua naturalmente su questo sito voi leggete le licenze proprio con la loro definizione giuridica. Educazione civica digitale, questo è proprio diritto legato alla creatività, legato alla comunicazione. È tutto quanto. Vi faccio vedere un'altra cosa, richiamando degli esercizi che abbiamo fatto nei giorni scorsi. Apro una nuova scheda, scrivo MLOL, vi ricordate la biblioteca digitale? La biblioteca digitale, se esploro il catalogo, vedete, contiene opere che sono in commercio e quindi di cui si può fare il prestito gratuito, temporaneo, e risorse aperte. Vedete? Open. Se clicco su Open, vedete, trovo libri digitali, immagini, spartiti musicali, mappe, che sono rilasciate, qua a sinistra c'è il livello con cui le opere sono rilasciate. Livello 1, 2, 3, 4. Per ognuno di questi livelli, voi vedete poi la specifica licenza. Prendo questo qua, questo file, questa mappa, e vedete in questo caso dettagli, tutti i diritti riservati. Quindi, vabbè. Questa, secondo me, qua c'è un errore. Questo è un materiale storico, sicuramente di pubblico dominio, al quale chi l'ha digitalizzato pensa di poter applicare un copyright che non ha alcun senso. Però, vabbè, questo è un altro paio di maniche ancora. Ho scelto proprio l'esempio più sbagliato di tutti, ma non perché sto sbagliando io, ma per chi ha fatto quella cosa probabilmente sta sbagliando qualcosa. Vediamo un po'. Prendo questa foto. Ah, ok. Livello 1 intende sempre tutti i diritti riservati. Allora ho capito, ho invertito il senso del livello 1, livello 4. Quindi livello 4 dovrebbe essere quello più libero. Vediamo un po' sul livello 4 che cosa ci dice. Pubblico dominio. Ok, adesso non mi ricordavo questa sequenza. Dal livello 1 è più restrittivo, il livello quindi significa che sono solamente consultabili.
Il livello 4, vedete, invece pubblico dominio, significa che sono anche modificabili liberamente senza indicazione della fonte. Livello 3, vediamo un po' che cosa dice. Il livello 3, invece, prendiamo un libro digitale, ecco qua ci sono i Booming, sono scrittori insomma contemporanei, le loro opere le rilasciano con una licenza Creative Commons. Vediamo un po' tra tutti i materiali. Vabbè, libri, qua ci sono libri di pubblico dominio, perché sono libri storici naturalmente, e altre fonti. Va bene, adesso non mi soffermo più di tanto, mi interessava solo farvi vedere, aprirvi anche questa finestra. Cioè, abbiamo utilizzato nelle lezioni scorse MLOL come fonte per fare il prestito digitale di libri che altrimenti dovremmo comprare, le famiglie non se li possono permettere. Sempre su MLOL, vedete, noi troviamo un catalogo che contiene anche i rimandi a delle fonti che sono libere, più o meno libere, online. Ma mi raccomando, attenzione, non sbagliamoci, cerchiamo sempre di andare a verificare che cosa i proprietari hanno dichiarato. Non sbagliamoci su questo. Non prendiamo le cose senza citarle, innanzitutto, ma non basta solo citarle, bisogna assicurarsi che ci venga davvero concessa la libertà di utilizzo, di remixaggio, eccetera. Altri esempi che vi potrei fare, ce ne sono tanti di esempi che potrei farvi, però non vorrei neanche approfittare della vostra pazienza e forse magari avete qualche domanda, quindi stoppo la condivisione e vengo da voi. Spero che voi siate sopravvissuti a questa lezione. Spero di avervi dato degli spunti significativi. Se avete domande, se no vi faccio vedere un'ultima slide per farvi rendere conto quando davvero le risorse sono educative sono aperte. Prego, vai Raffaele. Sì, avevo scritto anche nella chat. Comunque, se puoi fare rivedere come filtrare la ricerca di un'immagine attraverso il criterio della licenza, perché io ho provato a farlo per conto mio mentre tu parlavi, ma non mi compare quell'opzione. Okay. Lo faccio subito. Quindi condivido lo schermo. Condivido lo schermo, apro una scheda di Google, cerco Palazzo di Fano. A questo punto cambio. Così cambiamo un po' gli esempi. Palazzo di Fano, ok, prendo una di qualsiasi di queste foto? No, evidentemente, devo essere sicuro di poterla riutilizzare. Clicco su strumenti. Ah, strumenti, ecco. Dimensioni, colore, diritto di utilizzo. Ok, perfetto. Qua. Questo lo trovate anche su Bing. Su Bing, se io adesso cerco Bing, e scrivo Palazzo di Fano, mi porto su immagini, ricerca sicura, moderata, filtro dovrebbe esserci qua, hanno cambiato un'altra volta le modalità di visualizzazione, aiuto, come voleva si dimostrare, ecco, volevo fare l'esempio, subito funzionante, invece chissà, no, non l'hanno tolto perché sono sicuro che c'è, che non lo ritrovo più. Impostazioni, immagini, mostra, nascondi, comunque c'è anche qua, vediamo su impostazioni, lingua, paese, località, ricerca sicura, sono sicuro che c'è. Perché c'era prima, non capisco perché abbiano tolto un servizio come quello. Voi capite che anche un servizio, guardate, scusatemi l'esempio, torno su Google che sono sicuro, insomma, che quello che dico ve lo riesco anche a fare vedere. Insomma, ecco. Quindi voi in base alla licenza, cioè in base alla tipologia, al contrassegno che assegnate, vedete i risultati cambiano. Se non ci sono altre domande, vi faccio vedere un'ultima slide per farvi rendere conto di quanto lavoro voi potete fare, didattica, educazione civica a tutti i livelli, perché poi questo... Allora, dicevamo, la doppia C si unisce sempre a dei simboli.
il più libero, la più libera delle licenze è quella CC BY, basta citare, diciamo, l'autore. La più restrittiva è quella che ti impedisce di venderla e anche di modificarla. Che cosa succede? Che mettendole in sequenza queste licenze dalla più aperta alla più libera, vedete, in verde compaiono solo le prime tre. Le prime due. Perché in qua, su questa immagine sulla destra c'è anche CC0, sta per pubblico dominio di fatto. Se io voglio rilasciare la foto di Novaglio in pubblico dominio, gli applico CC0 e tutti possono fare quello che vogliono, senza anche citarmi. Poi vedete, CC BY rimane sempre verde, CC BY SA, quindi Wikipedia o Valigia Blu, è sempre una risorsa educativa aperta. Queste altre sotto, su questo si andrebbe fatta, secondo me, tanta chiarezza, sono sempre delle licenze aperte. Rispetto al copyright concedono dei diritti, però capite, condividere una fotografia e non dare agli altri la possibilità, che ne so, di aggiungere altra creatività, non è propriamente una scelta libera. Ok? Quindi vedete, nella filosofia di applicazione di queste licenze si usa, come dire, si stabilisce che una risorsa è aperta, è open access, quando sta dentro questa, questa parte verde. Le licenze in giallo non sono più risorse educative aperte, non sono propriamente risorse educative aperte, perché comunque ci sono dei limiti troppo stringenti. E, ultima cosa, non preoccupatevi, non spaventatevi, questo è un rettangolo, ma in realtà potrebbe essere benissimo anche un quadrato. Ho 8 simboli qua sulla sinistra, in verticale, e 8 simboli in orizzontale, qua in alto. Allora, se ho 2 immagini di pubblico dominio, le posso anche, posso fare un remix liberamente, giusto? Perché c'ho un'immagine 1 di pubblico dominio, la voglio remixare insieme a un'altra immagine di pubblico dominio, vedete, c'è la spunta verde. Ma naturalmente, se io ho un'immagine di pubblico dominio, quindi libera, e voglio remixarla insieme a un'immagine in cui c'è la licenza Creative Commons, cita la fonte e lasciala uguale, voi capite che non potete modificarla, questa foto qua non potete modificarla, quindi è in pubblico dominio, è incompatibile con questo tipo di licenza. Se voi fate questo giochino, cominciate a incrociare la colonna con la riga, vi rendete conto di quanti esempi potete costruire con i vostri ragazzi per farli esercitare e farli costruire e farli prendere consapevolezza di come stanno, non di come stanno le cose, perché le cose stanno sul copyright, le cose sono ancora molto, molto vincolanti, noi adottiamo la stessa politica che adottavano nel Settecento ancora dal punto di vista del diritto d'autore, e questo è un po' privo di senso per quanto mi riguarda, ma è un mio punto di vista naturalmente. Io sono per l'uso delle licenze Creative Commons il più liberi possibili, perché siamo nell'epoca della riproducibilità tecnica ed è giusto così, insomma, che tutti abbiano accesso a tutto per quanto mi riguarda, soprattutto voi quando si parla di medicina, di salute, insomma, di quello che riguarda la conoscenza scientifica, dovrebbe essere assolutamente sempre tutta libera. Però questo è il mio punto di vista. E io qua mi fermo perché naturalmente non dobbiamo aprire un dibattito. E chiudo la chiudo intanto la registrazione del video e intanto rimango comunque in classe se volete farmi qualche domanda.